Cosa ha fatto Don Massimiliano alla fine di Fiorentina-Juventus? Ho telefonato perché venissero suonate le campane. Io ero allo stadio, di conseguenza non le potevo suonare e sono state suonate. Ecco, allora innanzitutto benvenuto a Violissima. So che il venerdì mattina è un giorno difficile, ma che fra qualche mese potremo Senti averti in Roberto, studio. mentre tu cerchi un passo importante, vorrei chiedere una cosa a Don Massimiliano. Sono Claudio Cuppini, ci diamo del tu se non ti dispiace in questa trasmissione, sai. Ecco, ma qual è il peccato più grave? Se qualcuno viene lì e ti confessa che c'ha, insomma, che è gobbo, e te quanti paternostri gli dai? Innanzitutto gli dico che insomma che mi dispiace per lui, poi naturalmente ci distingue i due piani, perché insomma è bene poi che in ogni ambiente ci sia quello che è giusto, che ci Certo. deve essere, però insomma che mi dispiace per lui glielo posso dire. E che comunque, insomma, la misericordia di Dio è infinita, no? Certo, Quindi, sicuramente, per ecco. fortuna per loro. Don Massimiliano, però mi risulta, io non ho fatto questa esperienza, almeno non ancora, che sugli spalti, insomma, non è che hai proprio un aplomb, diciamo, britannico, sei un po' scatenato, è vero questo? Io non sono, mi comporto bene, che non offendo nessuno, anzi, questo ci tengo a dirlo, sono sempre molto rispettoso, non partecipo anche a certi cori che non Certo, mi sembra il caso, ho detto molta franchezza e chiarezza, però sono un passionale e quindi vivo la mia passione calcistica a tutto tondo, e domenica questa passione un po' ha strabordato, perché insomma non sempre capita purtroppo giornate come quelle di domenica. sì, questa era proprio una bellissima benedizione che a un certo punto tra primo e secondo tempo è cascata dal cielo. Ti volevo dire, anni fa con Roberto avevamo quest'idea di Viola con Gesù, no? E quest'idea che ci piacerebbe anche un po' promuovere proprio in questo senso, nell'intervallo, negli spazi, avere anche dei momenti tra le tifoserie diverse e di incontro, forse anche di Anche preghiera. pregare insieme, ecco, magari prima della partita trovarsi e pregare insieme con i credenti, Forse è più ovviamente. difficile alla fine, no? Poi. Alla fine è più difficile, sì. Sì, alla fine la vedo molto molto dura. All'inizio, perché no, potrebbe essere un modo per avvicinarci, anche appunto con le squadre diverse, anche, quindi potrebbe essere, perché no, un modo per chi condivide comunque la fede in Gesù. Anche questo non è facile, però Ecco, perché. senti Don Massimiliano, secondo te il calcio, può, diciamo anche il mondo del tifo, il mondo della Certo. passione calcistica, può essere terreno di evangelizzazione? Ma secondo me sì, io sono sempre stato convinto di questo. Una buona parte della mia vita ministeriale l'ho dedicata e la dedico ancora all'evangelizzazione nel mondo del calcio, pur con tutte le sue difficoltà, sia del calcio, diciamo così, professionistico, sia anche il calcio come veicolo di avvicinamento alle famiglie, nelle realtà giovanili e quant'altro. Sicuramente non è facile, spesso le storture sono sempre in agguato, però è uno dei nodi nella nostra società, secondo me, fondamentali anche per un campo di evangelizzazione. Ecco, senti, abbiamo parlato prima del Museo della Fiorentina che ti ha assegnato un compito importante, ce lo puoi dire brevissimamente? Sì, sono stato nominato priore Viola con l'incarico appunto di celebrare e di ricordare perlomeno una volta l'anno, ma anche in più occasioni, d'accordo con il Museo della Fiorentina e tutta la società, i defunti della società che sono stati legati Quindi o cacciatori o delinquenti. una giornata della memoria Viola. Senti, Esatto, siamo di esatto. corsa in chiusura, ti chiedo un pronostico, ci devi dire come finirà Fiorentina-Napoli di mercoledì prossimo, chi si avvicina di più vincerà ciò che di più prezioso abbiamo, che tu sicuramente hai già in varie edizioni, magari te ne regaliamo una un po' diversa. Sì. Come finisce Fiorentina-Napoli? Risultato esatto. Io lo dico, però poi insomma, perché qui mi vengono a cercare, perché ormai mi conosco. Comunque si vince noi 2-1.
2-1. Allora, Don Massimiliano, ti saluto con un versetto di oggi, di un giorno, una parola dal Vangelo di Giovanni: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E davvero nel mondo del calcio, al di là delle bandiere, delle squadre e di tutto, cerchiamo di portare amore anche in questo mondo. Grazie Don Massimiliano. Ciao, grazie, ciao. Sembrava quasi, se siete viola riconosceranno che... No, no. 2-1 gettonatissimo a quanto pare. Come, scusa? 2-1 gettonatissimo. 2-1 gettonatissimo. Beh, Claudia, però. È vero. 2-1, tutte e due 2-1. Speriamo, perché comunque potete e vince. Sono tre punti. Marco, dacci una guida, tu che ci stai guidando, non tossire. Dici cosa succede adesso. Adesso è finita, perché mi sa... Come è finita? Come? Come? Così a sorpresa, Claudia, ma non hai visto che era finita? Cioè, noi continuavamo a parlare. Allora, chi si è perso qualcosa stasera in replica alle 23, potete andare poi sul sito www.radiovocedellasperanza.it per risentire il podcast e rivedere, perché facciamo anche, sembra quasi di vedere questa trasmissione. C'è l'ultimo pezzetto dell'intervista. C'è Giulinho che parla dell'amore per Firenze. Certo, chiudiamo con quella. Con l'ultima domanda di Roberto Davide Papini. E appuntamento, certo, a venerdì prossimo ore 9:10, Radio Voce della Speranza, mi raccomando. E poi violissima su Facebook. E però non facciamolo finire così presto. Allora, sentiamo.